appassionati di moto, tenetevi pronti, perché sabato 17 e domenica 18 il Lido di Fano si trasformerà in una pista da regolarità, dove quasi 200 piloti provenienti dal centro e nord Italia di enduro e cross country dell'UISP gireranno per il piacere di sportivi ed appassionati su di un tracciato ricavato sull'arenile del Lido 1, 2 e 3, un po' come avveniva al tempo dei quad. Ormai è chiaro ed evidente che il turismo sportivo è l'unica possibilità che c'è per gli operatori per allungare la stagione e creare movimento in città, ci dice Barbara Marcolini di Confcommercio. 200 iscritti significano almeno 500 persone che alloggiano, mangiano, acquistano e visitano la nostra città in un periodo di magra in cui si aspettano soltanto le festività natalizie, sottolinea Luciano Cecchini di Asso Albergatori. Ci è stato proposto dall'associazione Fano Off Road un evento fuori dalla stagione turistica nel mese di novembre e abbiamo immaginato un evento di moto sulla sabbia. Non c'era luogo migliore delle spiagge del Lido 1, Lido 2, Lido 3, quindi tutto il Lido sulla sabbia ha risposto in modo eccellente, li ringrazio. Ora l'invito a tutti gli appassionati di moto a venire a vedere queste esibizioni bellissime sulla sabbia. Ma questa due giorni motoristica, dove l'odore del carburante si mischierà con quello delle rostite di pesce, non è fine a se stessa. Per la prima volta le premiazioni dell'attività motoristica per l'anno 2018 dell'UISP arriveranno a Fano, essendo stata individuata come città centrale rispetto al bacino di iscritti, che per la maggior parte si concentra tra Marche, Toscana ed Umbria, a seguire poi Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. L'occasione è quella della premiazione di fine anno dei vari campionati enduro nazionale e l'attività motoristica regionale fuori statistica delle Marche. E eventi che fino adesso venivano realizzati in impianti chiusi e abbiamo così, ci è venuto in mente di fare questa cosa all'interno di una città, all'interno di un Lido e quindi spostare l'attività motoristica sulla spiaggia. E il lato dinamico è questo, tutto il sabato e la domenica mattina ci sarà la possibilità di piloti con licenza allenamento o licenza agonistica, la possibilità di girare sul percorso, non è gara, è un allenamento e un usare la moto sulla sabbia che da noi non capita molto spesso.